significativi, lui, bastardi fascisti, lui minacciava le persone, come avete fatto sabato. Sei buono. Che c'è? Che cazzo? Che fai? Minacci? Che vuoi? Che fai? Minacci? Fermatevi! È un palazzo abbandonato da 6 anni, che non sanno che cazzo devono fare questo palazzo abbandonato. Ci sono donne e bambini che non sono andati a scuola stamattina né all'asilo perché dalle 8 che hanno barricato tutto il palazzo. Quante famiglie ci sono? 200 famiglie, penso. Italiani e stranieri? Meticci. Ci sono delle persone che sono state appena sgombrate dalla polizia e stanno uscendo. Siamo arrivati in un punto dove i tuoi diritti lo vai a prendere, cazzo, perché nessuno te lo dà. E tu lo vai a prendere, qualcuno viene e cioè, ti butta fuori così. Oh ragazzi, che mondo stiamo vivendo adesso? La gente per bene che ha deciso di lavorare, di contribuire sull'economia di questa città, sta diventando tutti delinquenti. Come mai? Perché c'è questo fatto qua. Oh, noi ci dobbiamo comportare da bastardi o no? Che cosa dobbiamo fare? Kamikaze. Oh ragazzi, noi abbiamo scelto la dignità, perché visto che è il vestito più elegante che l'essere umano possa indossare, cioè ce l'abbiamo addosso. Ma che cosa volete, che lo buttiamo, lo vendiamo? Ma che cazzo di paese stiamo vivendo, ragazzi? Che cosa fate? Adesso non sappiamo dove andare. Abbiamo dormito per le strade, no? Siete una famiglia, siete 3 persone? Sì. Il suo figlio è minorenne? Sì, è minorenne. Da quanto tempo eravate qui in casa? Adesso, in queste palazzo, una settimana. E prima dove eravate? Per strada. Dormivate per strada? Sì, per strada. Nessuno di voi lavora? No. Adesso dove andate con questo materasso? Andiamo al parco. Al parco, no? Io sono asilo politico. Guarda, bombi. Loro non mi paga da 5 anni, sto qui, non meno qua niente, deve pagarmi 60 euro al giorno, non mi paga niente, non c'è casa, non c'è nulla. Che significa vita questo? E lei è entrato qui da quanti giorni stava qui? Una settimana. E prima dove dormiva con sua figlia? Prima dove stava con la bambina? Ma mi cacciato via. Vengono qua che ha scritto Italia e menano. Ma questa è vergogna, no Italia, vergogna dovrebbero scrivere. Ma un giorno toccherà anche a loro essere cacciati fuori da casa. Da quanto è in Italia lei? Io 10 anni asilo, senza documenti, senza lavoro, senza casa. E che fa? 10 anni. E che fa? Come campa? Come vive? Come vivere? Nessuno non ce l'ha lavoro, non ce l'ha niente. Come vivere? Vivere meglio? O vivere brutto? Vivere brutto! Dove va adesso? Non lo so. Dove va con sua figlia, una bambina? Ha 2 bambini, dove va? Famiglie sgombrate stanno cercando un'altra sistemazione, li stanno aiutando a portare via le poche cose che hanno. È pieno di bambini, sono tutte famiglie, sono quasi tutte famiglie di immigrati. Adesso guardate, le persone stanno scrivendo con il pennarello sulle valigie, con il loro nome, sulle buste, per sperare poi appunto di recuperarlo. La bambina va a scuola? Certo che va a scuola. E adesso dove andate a dormire? Non lo sappiamo ancora. Mi senti vergogna italiano. Ti vergogni di essere in Italia? Mi vergogno proprio, è popolato in italiano, mi vergogno. Passa qua, non esiste mai dentro il mondo. Bambini, donne, vecchietti, tutti buttano fuori così. Lei ha figli?
Sì, quattro figli. Qua, sono qua. Sono qui. Sono qui. E dove li fa dormire stanotte lei quattro bambini? E Piera? Che cos'è la dignità per lei? Per me, per come ci hanno trattato oggi, per me la dignità non ci sta. Quanti però anni hai? Io 12. Guardate quanti sono! Sono 200 famiglie che sono state sgomberate e che stasera non sanno dove andare a dormire. Probabilmente adesso occuperanno il municipio, gli spazi del municipio. Dentro, tutti dentro! Stiamo entrando anche noi. Occupiamo tutto! Occupiamo tutto! Violências na história dessa cidade. Foi um dos despejos mais violentos que a cidade já viveu. Hoje, cada um que está aqui, cada uma que está aqui, não vai esquecer. Está guardado na memória e é para sempre, paz. É para sempre, tesão. Para sempre. A Dilma tem dinheiro para botar o Rio de Janeiro bonito pro gringo. Por que que ela não dá para a gente morar aqui? Que precisa. A gente quer casa, queremos casa, vamos embora.